step Benvenuti ad Estate in Appennino, oggi nuova puntata che inizia con la presentazione di una location dove soggiornare tra le nostre montagne. Claudio Ferri è stato all'agriturismo Cervarola. Amici, secondo appuntamento per aperitivo in agriturismo e questo è un agriturismo di montagna. Siamo a circa 1450 metri. L'agriturismo è la Cervarola, un agriturismo che è alle pendici del Monte Cimone, come avete visto, e che insomma è articolato in diverse attività che svolge sulla propria azienda, ma parliamo innanzitutto dell'azienda agricola. Questa qua, come lei ha citato prima, è l'azienda agricola situata più in alto dell'Appennino tosco-emiliano, siamo a 1450 metri. Questa è un'azienda con una vasta estensione, le colture sono a foraggera e parato pascolo, il resto è a bosco. È indirizzata a zootecnia, dove alleviamo vacche, pecore e cavalli. Diciamo che dal prodotto, cioè dal latte prodotto, viene trasformato direttamente in azienda in formaggi e ricotta, dove quelli vengono utilizzati appunto nel ristorante dell'agriturismo. Come anche per la carne, i vitelli e gli agnelli vengono ingrassati, portati al macello pubblico, sezionati, porzionati, e anche quella viene usata dopo nel ristorante dell'agriturismo. Gli agriturismi, Ettore, adesso vengono classificati con i girasoli, questo agriturismo ne ha 5, quindi il massimo dell'eccellenza, un agriturismo che insomma è menzionato anche in molte guide, TripAdvisor insomma da anni insomma lo cita fra i principali e i migliori agriturismi del territorio. Voi avete anche collegata l'attività gastronomica che si svolge all'interno dell'agriturismo, siete anche un agricampeggio e avete anche tutta una serie di strutture che consentono ai vostri ospiti di insomma passare delle ore felici e liete a questa altezza. Alle nostre spalle sempre un campo da calcetto che insomma fa divertire tanti. Sì. Io ho iniziato l'attività di agriturismo nel 1988, direi che sono stato uno dei primi in provincia di Modena e appunto questo mi ha consentito, diciamo così, ogni anno di fare dei lavori, di migliorare, perché io in questa cosa ci ho sempre creduto e tutti gli anni facevo qualcosa e di conseguenza siamo arrivati a avere questo punteggio in classifica, diciamo, dei 5 girasoli e vincitori di 3 anni consecutivi certificato di eccellenza su TripAdvisor. Nel periodo invernale, insomma, col Cimone alle spalle, naturalmente sarà un periodo importante anche per il vostro agriturismo, perché è un sacco di persone che vanno a sciare. Ma voi avete anche attrezzato questo piccolo piano in modo tale che anche i bambini si possano divertire con i bob e con i gommoni. Tant'è che voi togliete le recinzioni e poi con un gatto delle nevi battete la pista ad uso e consumo per questi ragazzi. Sì, io ho sfruttato la conformazione di questo terreno, diciamo, ho fatto un campo da calcetto nella valle e ai lati c'è una salita e una discesa, di conseguenza ho pensato alcuni anni fa di fare una pista appunto da slittini e gommoni per far divertire appunto la gente, non solo i bimbi ma anche gli adulti. E visto la conformazione che abbiamo una discesa e contemporaneamente alla fine, passato il campo a calcetto, c'è una salita, possono divertirsi in piena sicurezza. Ettore, abbiamo parlato insomma di quello che offre dal punto di vista insomma dei prodotti del territorio il vostro agriturismo. Prima dell'aperitivo, prima ancora di iniziare diciamo a mangiare, andiamo a vedere qual è la tavolata, quello che propone, il ventaglio di proposte enogastronomiche che propone il vostro agriturismo.
Allora Ettore, siamo entrati nella sala da pranzo, abbiamo detto che prima di fare l'aperitivo guardiamo cosa servirà dopo l'aperitivo, insomma facciamo un percorso più a ritroso. Allora qua è una tavola imbandita dove vedo i prodotti naturalmente del territorio, non possono mancare i mirtilli del nostro Appennino, famosissimi in tutto il mondo si può dire, sono rari e quindi sono famosi. Il latte dell'azienda, sì. I vostri formaggi e poi una piccola descrizione, i funghi, questi non possono mancare. Com'è andata la stagione dei funghi? Beh, quest'anno ce ne sono pochi, non è stata l'annata buona da funghi, comunque qualcosina si trova. Poi insomma un po' di cose che fate voi, partiamo dai primi. Sì, i primi è tortellone, modo di moda, ripieno di ricotta, le tagliatelle, le taglioline al torchio, tutte cose che fa mia moglie in cucina. E i secondi adesso poi non è che ci siano tutti, comunque diciamo quella più tradizionale. Una piccola, insomma, sì, un piccolo... C'è la famosa crescentina, che qualcuno la chiama tigella, comunque è la crescentina, la crescentina fritta, cioè il gnocco fritto, il pane, sempre quello fatto in casa, con la farina che la compro sul territorio, e i formaggi di nostra produzione, la caciotta di mucca e il pecorino, la ricotta sempre di nostra produzione, il parmigiano reggiano che viene acquistato nei caseifici della zona. Un po' di verdure, abbiamo visto che c'è un orto anche abbastanza importante di fianco al campo da football e questo è quello che consente di mettere in tavola insalata, in questo caso anche fiori di zucca, sì, e pomodori fra un po'. Sì. Pomodori fra un po', sì. E invece sì, l'insalata viene abbastanza bene, anche se siamo a un'altezza abbastanza elevata. Allora Ettore, abbiamo visto tante belle cose, insomma intanto il languorino comincia a salire, ci facciamo l'aperitivo, perché comunque questo è il senso, no, di questo incontro con Estate in Appennino, e poi dopo magari facciamo altre due chiacchiere con un frizzante in mano. Ettore, allora in corso l'aperitivo, qua vediamo insomma vassoi con gnocco fritto, che è un po' la caratteristica insomma di questi aperitivi che accompagnano il vino. Allora qua è pieno di turisti, pieno di gente che si diverte, che sta assaggiando questi prodotti. Qual è insomma secondo lei il futuro dell'agriturismo? Montagna di solo agricoltura, perché questa è vera montagna, difficilmente si vive, insomma, bisogna cercare appunto di abbinarlo a un'altra attività. Certo che per fare agriturismo bisogna pensarci un tantino, guardare appunto il posto, se lo permette, perché qui i nostri comuni in montagna l'attività trainante è il turismo. Ecco Ettore, intanto ci ha raggiunto anche Cristiano Fini, che è presidente della Confederazione Italiana Agricoltori, insomma, che è qua in vacanza oggi, quindi approfitta di questa occasione dell'aperitivo. Fini, parlavo prima con Ettore che è comunque l'agriturismo un punto di riferimento anche per determinate aree, quindi richiamano gente e soprattutto consentono agli agricoltori di avere un'integrazione di reddito importante in zone in cui è difficile fare agricoltura. Certo, è verissimo, l'agriturismo consente di diversificare il reddito alle aziende agricole, quindi un'ottima opportunità di diversificazione di reddito anche in luoghi svantaggiati dove altrimenti non si riuscirebbe a produrre abbastanza per avere un reddito sostenibile. Qui ci troviamo tra l'altro in una località stupenda, meravigliosa, un agriturismo, uno dei primi fra l'altro che ha iniziato con l'attività nell'Appennino Tosco-Emiliano, quindi una realtà consolidata, dove molto curata, dove si sta molto bene. È chiaro che laddove c'è una certa cura nell'agriturismo viene premiato dal consumatore, viene premiato dal turista. Inoltre vorrei anche sottolineare il fatto che la nostra montagna, la nostra collina nulla ha da invidiare ai più rinomati agriturismi della Toscana o dell'Umbria. Qui ci troviamo di fronte un panorama veramente stupendo. Quindi da il paesaggio insomma è molto simile. Il paesaggio è molto simile, il paesaggio è anche molto importante per tutti, per il cittadino, per il consumatore, per chiunque. Vivere in un luogo
molto bello, molto pulito, con una qualità elevata, è chiaro che dà anche una qualità della vita migliore. Poi a maggior ragione se ci troviamo in montagna, là dove dobbiamo combattere con tutti i nostri mezzi lo spopolamento delle montagne, dobbiamo con tutti i nostri mezzi favorire gli insediamenti in montagna anche per combattere quel fenomeno purtroppo riconosciuto che è il dissesto idrogeologico. Queste sono attività che vanno incontro a queste soluzioni, quindi noi dobbiamo assolutamente favorire tutte quelle attività che si insediano qui in montagna, a maggior ragione se sono agriturismi, attività che danno un servizio di qualità molto elevato. E mi sembra che insomma l'obiettivo della Cervarola sia stato centrato. Grazie e al prossimo aperitivo. Ora tornano i nostri 2 minuti di consigli sulle attività in montagna realizzate in collaborazione con l'Ente Parchi dell'Emilia Centrale. La pillola di oggi è dedicata alla raccolta funghi. Iniziare con l'argomento raccolta funghi, la prima caratteristica di cui vogliamo parlare è quello del ruolo dei funghi nel bosco. I funghi hanno un ruolo assolutamente determinante nel bosco e comunque in natura, perché sono i principali soggetti che si occupano della decomposizione delle sostanze organiche, quindi foglie, piante morte, animali morti, eccetera, che sono nel bosco. In questo modo sono in grado di disgregare le sostanze organiche, farle ritornare allo stato di sali, fondamentalmente, rendendo quindi disponibile il nutrimento per le piante che possono continuare il loro accrescimento. Non solo, molti funghi hanno anche la caratteristica di essere simbionti con le piante, che vuol dire che hanno una unione, diciamo così, tra le radici delle piante e le ife, che sono le radici dei funghi. La pianta dà tutte quelle sostanze che sono generate dalla fotosintesi clorofilliana, mentre i funghi forniscono alla pianta altri sali in aggiunta a quelli che già si procura con le proprie radici, fornendo quindi un mutuo beneficio ad entrambi i soggetti, il fungo e la pianta. Questa caratteristica particolare della simbiosi tra funghi e piante è importantissima, perché ci permette anche, soprattutto quando la simbiosi è esclusiva, cioè quando un fungo è simbionte di una specie esclusiva di piante, di sapere dove cercare il fungo stesso. Sapendo che per esempio un fungo è simbionte di una betulla piuttosto che di un'altra pianta, noi andiamo a cercare quella pianta per cercare il fungo. I funghi sono stagionali, ce ne sono alcuni tipicamente primaverili, come quelle che sono chiamate spugnole volgarmente, che crescono diciamo così dalla pianura fino alla montagna in ambienti dedicati, anche nel loro caso. Per esempio la verpa, che è il fungo più ricercato dalle nostre parti, è presente sempre e solo quando nel bosco o nella siepe, eccetera, ci sono delle rosacee, quindi ciliegi, rovi, comunque piante da frutto, in ogni caso. Se invece vogliamo proprio concentrarci sulla raccolta dei funghi, come si raccolgono? Allora, diciamo che il fungo è un frutto, è il frutto che la pianta fungo produce. La pianta fungo è costituita dalle sue radichette che si chiamano ife. Le ife a loro volta producono, dopo essersi come dire, incrociate tra una ifa positiva e una negativa, producono il frutto, e il frutto è quello che noi abbiamo la possibilità di raccogliere, se è un fungo commestibile ovviamente. La cosa importante è che, come vale per una pera, per una ciliegia, per una mela, noi il frutto lo raccogliamo intero. La stessa cosa dobbiamo fare con i funghi, il fungo va raccolto intero. E soprattutto se raccogliamo un fungo di cui
non abbiamo certezza nel riconoscimento e lo vogliamo portare o alla USL, all'USL o a un gruppo naturalistico, a un gruppo micologico per fare il riconoscimento, lo dobbiamo raccogliere completamente intero senza stare a preoccuparci di pulirlo. Il fungo va tenuto nella sua interezza perché ogni piccola parte del fungo partecipa al suo riconoscimento. Se invece raccogliamo per esempio un porcino che conosciamo bene, che siamo sicuri che è un porcino, in quel caso lasciamo nel bosco quelle parti che non ci interessano, quelle sporche di terra, le tagliamo, le lasciamo nel bosco e rimangono nel bosco. Qual è una delle zone più ricche per raccogliere i funghi? Ora, fermo restando che dipende sempre chiaramente dalle condizioni atmosferiche, il fatto che sia piovuto, non ci sia vento, eccetera, ma sicuramente l'Appennino modenese, la zona del parco del Frignano, eccetera, è una zona estremamente ricca di funghi e c'è una grandissima varietà diversa in funzione del tipo di essenze che ci sono: castagno, faggio, abete, pino, eccetera. E il castagno, dove siamo noi in questo momento, castagno ibrido perché ci sono anche degli abeti, è una delle zone sicuramente più ricche. Infatti vediamo un cercatore di funghi. Vediamo cosa ha trovato, pur in una condizione di un po' secco, ma è stato bravissimo perché vedo che ha un cestino bello ricco di porcini. Chiamerei Augusto, che è uno dei migliori micologi che abbiamo, che così mi dice quale dei quattro porcini è quello che ha trovato il signore. Questi sono i Boletus estivalis o estivini, vengono nel periodo primaverile inizio estate, sono belli ma sono screpolati perché probabilmente ha tirato tanto vento. I giorni scorsi è stato molto vento, poi anche caldo, anche quello ha fatto presto a staccare il terreno, infatti sono tutti scepolati, come dice giustamente lui. Qualcuno ancora abbastanza, diciamo, questo, abbastanza freschino, però insomma si vede che... Possiamo però senz'altro dire che il signore ha trovato il migliore tra tutti e quattro i porcini, il più profumato, quello che sicuramente merita più degli altri di essere trovato. Nell'ambito del turismo Serra Mazzoni fa scuola, il suo istituto alberghiero è un punto di riferimento per Modena e provincia e noi vogliamo presentarvi uno dei suoi corsi maggiormente legati al territorio, ovvero il tecnico esperto della valorizzazione di vini e di prodotti tipici. Sono 18, 7 donne e 11 uomini i nuovi super tecnici dei prodotti tipici formati dalla scuola alberghiera di ristorazione di Serra Mazzoni, gestita da Loyal Emilia Romagna. Si tratta degli allievi che da novembre a luglio hanno partecipato al corso di alta formazione per esperti in prodotti tipici del territorio. L'attività formativa è stata organizzata dalla Scuola Alberghiera di Serra Mazzoni in collaborazione con l'Istituto di Istruzione Superiore Spallanzani di Castelfranco, che ha ospitato le lezioni. Il corso ha avuto tra i partner l'Osteria Francescana di Massimo Bottura, l'antica corte pallavicina di Massimo Spigheroli, Apolesine Parmense, Palatipico Modena, Coppe Stense, Chef to Chef, Villani S.P.A., Slow Food Emilia Romagna e l'Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Piacenza, Facoltà di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali. Rivolto a diplomati, occupati o disoccupati, il corso è durato 800 ore, di cui 320 di stage. Negli esami finali, ogni allievo ha sostenuto un colloquio orale durante il quale ha illustrato il precedente percorso formativo e professionale, le motivazioni che l'hanno spinto a frequentare il corso IFTS e eventuali progetti futuri nel settore. Poi gli allievi hanno lavorato in cucina, preparando ciascuno una propria ricetta, successivamente presentata e servita in tavola alla commissione esaminatrice. Obiettivo del corso era formare persone in grado di valorizzare le tipicità enogastronomiche del territorio. Come hanno dimostrato negli esami finali, ora gli allievi sono capaci di realizzare menù utilizzando prodotti tipici del territorio, curare l'elaborazione e presentazione dei piatti con tecniche che esaltano i prodotti, selezionare i fornitori che possano garantire la qualità dei prodotti, curare l'approvvigionamento, trasformazione e conservazione dei prodotti. Le materie insegnate nel corso comprendevano, tra le altre, l'igiene alimentare e l'inglese di settore, le principali tecniche di degustazione e analisi sensoriale, l'evoluzione del gusto enogastronomico, la progettazione di menù a base di prodotti regionali e nazionali, il food cost control e la gestione economico-finanziaria.
In autunno i nuovi 18 super tecnici dei prodotti tipici riceveranno un certificato di specializzazione IFTS, istruzione e formazione tecnica superiore, per tecnico per la valorizzazione delle tipicità del territorio. Prima di salutarci voglio ricordarvi l'importanza di donare sangue. Sul sito in sovrimpressione trovate il calendario delle donazioni perché l'Avis vi dà la possibilità di farlo sia che voi siate ancora in vacanza o che siate già rientrati. Noi invece terminiamo la puntata qui, vi ricordo però che la potete rivedere sul nostro sito appenninonews.it oppure contattarci sulla nostra pagina Facebook Estati in Appennino. L'appuntamento è per domani.